È la CGIL che mi ha fatto come sono, mi ha dato le ragioni più profonde e più grandi di vita e di lotta, mi ha dato una cultura anche, mi ha dato un'etica, un'educazione sociale e politica divenute negli anni una parte inscindibile della mia persona. Io sono ritornato con la memoria a quel lontano 9 novembre 44, quando ci impadronimmo con le armi a Forlì, della città e poi della sede dei sindacati fascisti. E inopinatamente io venivo nominato segretario della Camera del Lavoro. C'erano in me ancora, e non le ho dimenticate, confuse speranze di una radicale e drastica resa dei conti. Ma poi, per fortuna mia e di tanti altri come me, venne la scoperta della democrazia e per me del sindacato. E dei suoi protagonisti, di Vittorio Grandi, Lizzadri, nella gelida sala del Museo di Napoli, nel febbraio del 1945. Non può dimenticare chi lo ha vissuto e magari da principio lo considerò come una liberazione da troppi condizionamenti. Il periodo duro della rottura e della divisione tra la fine degli anni 40 e il decennio successivo, che vide l'isolamento della CGIL, gli eccidi dei lavoratori, le rappresaglie padronali, i più di 50 quadri nostri, dirigenti coraggiosi dei contadini del feudo, trucidati dai fucili a canne mozze e dai nodi scorsoi della mafia. Poi, nella seconda metà degli anni 50, operammo la svolta delle nostre politiche, anche allora combattuti tra un futuro che già si imponeva e un passato che resisteva perché era dentro di noi. Si riannodarono, prima con grande stento, alcuni fili di unità. Fu cacciato il governo Tambroni, appoggiato dai fascisti. Venne il Natale unitario del 60 degli elettromeccanici in Piazza del Duomo a Milano. E ciò che è avvenuto dopo, dal 68 in poi, è esperienza vissuta o nota a molti di voi, con le sue luci e con le sue ombre. Non abbiate mai paura.